Come vedete, sono ritornata con un altro video. Voi, come al solito, l'avete visto dal titolo, sono tornata con un altro video haul. Chi mi conosce da tanto tempo lo sa, non si meravigli che io ogni uno, due video metta video haul, perché sono una ragazza che spende, una ragazza che acquista tanto, e quindi un video a settimana o massimo uno ogni 15 giorni sul mio canale è di video acquisti. E niente, quindi sono tornata appunto con un video acquisti. In questo video vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto nella giornata odierna. Oggi è mercoledì, perdonatemi, 10 aprile. Sono stata sia al centro commerciale Campani, che si trova a Marcianise in provincia di Caserta, e sia al centro commerciale Auchan di Giugliano, che chi mi segue lo sa, faccio molto spesso video in cui faccio vedere acquisti che faccio in questo centro commerciale, perché ci vado quasi sempre vicino a casa. Poi faccio vedere un acquisto che ho fatto online sia da Amazon che da Pimki, e poi faccio vedere anche alcuni acquisti che ho fatto dai cinesi, da due cinesi. Uno sono stata oggi, questo che ho fuori casa mia, e uno sono stata l'altro ieri, un po' più lontano, comunque cose di cinesi. E niente, direi di cominciare subito. Allora, cominciamo subito dall'acquisto più vecchio, in realtà, che vi faccio vedere, perché l'ho ritirato già giovedì scorso. Ho fatto un ordine online sul sito di Pinky, perché vabbè, ogni tanto sapete, su Instagram escono le pubblicità di varie marche, magari che. Cioè, comunque ti trovi la pubblicità su Instagram. Io sono imbattuta nella pubblicità di Pimki, che aveva i mid-season sale. Vabbè, diciamo, questo è il periodo in cui un po' tutti fanno i saldi di mezza stagione. E niente, andando così, stavo perdendo del tempo così a slasciare appunto in questi mid-season sale, e mi sono imbattuta in questo capo e ho deciso di prenderlo. E vabbè, l'ho ordinato e circa una settimana mi è arrivato in un punto di ritiro a Pimki, cioè nel senso in un negozio Pimki. Faccio sempre così perché a parte mi è comodo, perché così non devo stare a casa, e poi mi è comodo perché così se non spendi un tot non paghi le spese di spedizioni. Io me lo sono fatta arrivare da Pimki nel centro commerciale a quarto dove lavoro. E niente, sono andata a ritirarlo circa dopo una settimana che l'ho ordinato. E faccio vedere appunto il cappottino che ho comprato, che è un cappottino proprio adatto per questi mesi che vanno da aprile a maggio. E sto parlando di questo cappottino qua. L'ho preso col rosso, perché vabbè, c'era solo col rosso, io non ho un cappottino rosso. È il mio colore preferito e l'ho comprato. E questo qua, molto molto carino, l'ho anche già messo ieri. Vedete, è lungo, non ha bottoni, ma è veramente un cappottino leggero, rosso appunto, che ha questa particolarità qua del collo, che si può sia mettere così, dritto, oppure si può tranquillamente piegare e fare la piega. Molto molto carino. Qui porta questa finta tasca con la cerniera. E beh, questo ho preso una taglia S, credo, se non mi sbaglio, sì, ho preso una taglia S, controllo perché non ricordo, sì, ho preso una taglia S che ben vedendo mi va anche un po' larga, cioè nel senso magari un pochettino, pochettino più stretto sarebbe andato bene, però va bene lo stesso comunque essendo un cappottino perché non è una giacca. E beh, questa con il mid-season sale invece di 35 euro l'ho pagata a 19,99, quindi il prezzo è assolutamente perfetto, sinceramente ne ho stra approfittato. Poi passiamo agli acquisti che ho fatto dai cinesi, cioè sia gli acquisti che ho fatto ieri sia uno che ho fatto oggi. Allora, l'altro ieri, perdonatemi. Allora, ho comprato, vi ricordate nell'ultimo video o nel penultimo video haul che ho fatto, avevo comprato una spugna per la schiena da Epicasa. Ragazze, non l'avessi mai fatto, è dolorosissima, fa malissimo, mi sono rotta praticamente la schiena, però comunque ne volevo una e ne ho comprata uno dei cinesi, che è questa qua, che alla fine ha proprio la spugna che io uso, anche quella manuale per lavarmi il corpo. E niente, ho preso questa qua, c'era in vari colori, c'era viola, verde, azzurro, vabbè, ho preso una lilla e l'ho pagata 1,20 euro. Vi faccio sapere magari come mi trovo. Quella l'ho data a mia madre, non so sinceramente cosa ci ha fatto, ma oddio mio, non è manco buona per lavare il bagno, se mi sapete proprio il bagno come scopettino, se mi... le cose dello scopettino sono più morbide, assurdo, non potete immaginare quanto fosse dura. Comunque ho pagato questa appunto 1,20 euro. Poi
Mi serviva un contenitore abbastanza grande perché da circa un mese sto mangiando bene, nel senso non è che mi sono messa a dieta, però più o meno una dieta, però più che altro mangiare sano. E quindi ogni volta che vado al lavoro sto cercando di farmi o il riso all'insalata o il farro all'insalata, l'orzo all'insalata. Non ho, ho pochi contenitori abbastanza grandi appunto per metterceli dentro. E beh, vabbè, dal cinese ho comprato questo, semplicissimo, in forma quadrata, con il tappo azzurro. Questa è una... non so se c'è scritta la misura. No. Vabbè, comunque, è abbastanza grande, va benissimo, anzi forse è anche un po' grande, però forse è meglio che ci va largo. Comunque, ho preso questa, ne ho pagata 1,10€, c'erano vari formati, però questa è perfetta per, appunto, per l'uso che io ne devo fare. Poi ho preso un set di due forchette, perché io ho un set di forchette della Naio Leari, non mi sbaglio, che comprai, ebbi in omaggio tanti anni fa, quando ero, ancora adesso ce l'ho io, la carta fedeltà Bottega Verde, ma tanti anni fa spendevo molto di più, perché vabbè, non c'era i crochet in giro, e Bottega Verde era un negozio che stava qui a vicino a casa, a Giuliano, all'Uscio, e quindi, diciamo, invece di crochet compravo molto Bottega Verde. Vabbè, accumulai dei punti e presi due cose, questo set di posate di Naio Leari e un'altra cosa. Le forchette me ne sono solo rotte due, oddio, adesso me ne compro due d'acciaio, e vabbè, ho trovato queste al cinese, le ho pagate 2 euro. Non so se si veda, comunque queste qua 2 euro, speriamo di trovarci bene. Poi ho preso una cover per il telefono trasparente, perché ci devo attaccare dietro, sapete, quei cosi per tenerli col dito, perché ce l'ho comprato da parecchio quello su Wish, ma ancora devo utilizzarlo perché non avevo una cover trasparente. L'ho comprata, veramente semplicissima, trasparente, per appunto metterci quel coso dietro, pagata 2 euro. E poi basta, passiamo al cinese di oggi. Un secondo solo, che ce l'ho qua, perdonate, mi sono passata avanti. Ho comprato dal cinese che c'è qui fuori casa mia questo vaso per metterci una cosa che dopo vi faccio vedere. È in plastica, carino, niente di speciale. Lo devo anche lavare forse, perché è un po' tutto macchiato. Sì, vabbè, lo devo lavare. Pagato 2,50 euro, perché ragazze, io vi devo fare una risata, cioè ci devo mettere questi dentro. Sapete questi fiori, queste rose bellissime, perché sono bellissime, sono finte, sapete che me le ha regalate? Cioè, sono numeri veramente, però mi ha fatto ridere. Me li ha regalati il mio fidanzato. Perché vi spiego, vi racconto questo aneddoto. 3 giorni fa, cioè domenica, è stato il mio compleanno, no? Ho fatto 30 anni. Infatti, prossimamente vedrete il video sui regali di compleanno. Ancora devo girarlo perché ne devo avere ancora uno o due, quindi sto aspettando. E vabbè, lui disse: ma a me mi dispiace venire a mani vuote al ristorante, sembra brutto, dimmi cosa ti posso prendere al negozio, perché lui, sapete, c'è Euronics, è della sua famiglia. Là per là non mi serviva niente, cioè non mi è preso in mente niente. Vabbè, dai, a me fa molto piacere, cioè proprio io a lui gliel'ho detto. Pensate che Mauro, a me, in quasi 11 anni di fidanzamento, mi ha regalato i fiori 3 volte, dico 2 o 3 volte, quindi. E però mi piacciono molto i fiori, guarda, che proprio vuoi farmi contenta, farmi i fiori, perché a me i fiori mi piacciono tanto. Non ho trovato un fioraio aperto, giustamente di domenica non trovo il fioraio aperto, non so sinceramente dove li ha comprati, mi ha comprato questi, cioè vabbè, vabbè, io penso che un'altra persona al posto suo non l'avrebbe mai fatto, però vabbè, è troppo bonaccione il mio fidanzato, lo dico sempre. Non è che è scemo, è bonaccione, è troppo bonaccione, non ci pensa alle cose, vabbè, non, chissà, ripeto, non so dove l'ha comprati, secondo me forse da tutto casa che c'ha vicino casa, non lo so, le avrà pagati pure tanto, perché comunque questi bouquet, questi fiori dai cinesi si fanno pagare, sono però veramente bellissimi. Vabbè, comunque mi ha portato questi fiori, vabbè, adesso devo trovare un vaso su, dentro a cui metterli, perché non avevo niente che andasse adatto con questi, e quindi ho comprato questo per appunto metterceli dentro. Adesso non so in quale parte della casa li metterò, anzi, a proposito, secondo me devo anche tagliarlo un po' qua, perché non ci va proprio bene,
non sono centrali, mi piacerebbe avere centrali, quindi si devono tagliare un po', però vabbè. Spero di avervi fatto ridere con questa cosa. Adesso mi cade pure. Ok, andiamo avanti. Passiamo adesso agli acquisti di oggi. Allora, vi faccio vedere degli acquisti che ho fatto al Campania. Ho fatto degli acquisti da Tiger da Pittarusso. E poi vabbè, poi ve lo faccio vedere nei regali di compleanno. Ho avuto regalata da il fratello di Mauro e la fidanzata una bag. Sapete, proprio la classico bag grande, vabbè, la scocca beige, poi con i vari accessori colorati. Già ho due bag io grandi. E non è che una borsa che mi piace molto, sì, la metto perché ce l'ho una col verde e una col rosa. Sì, mi capita quando mi vesto col verde oppure mi vesto col rosa, le metto, però è un tipo di borsa che non mi piace particolarmente perché la trovo una borsa un po' scomoda. Nel senso, quando ci metti poche cose va bene, ma quando ci metti tante cose, io sulla spalla me la sento pesante e non riesco a portarla. Quindi ho pensato, adesso la vado a cambiare. Avevo 30 giorni di tempo e mi prendo qualcosa che mi piace. Quindi vabbè, ho cambiato, ho preso due cose al posto di questo bag grande, vabbè, ma ve la farò vedere nei regali di compleanno. E poi appunto ho speso da Pittarusso e da Tiger. Partiamo da Tiger. Allora, vabbè, mi ho speso 23 euro, Mauro ha comprato 10 euro di cavolate, vabbè. Io invece ho comprato delle cosucce che mi servono. Allora, ho comprato questa mini frusta, che io la trovo troppo carina, piccola piccola, beh, c'era sia con i fili colorati, sia solo col bianco, sia solo col rosa, tipo, però mi piaceva super color. Quel quando devo sbattere le uova, ho pensato, perché con la forchetta non è che ho molta facilità. Comunque, questo me lo ricordo il prezzo, perché penso che ci abbia lui lo scontrino, pagata 2 euro. Poi, questo perché mi sono finiti i fogli che porto, che metto, che devo segnare le cose. Ho comprato questo troppo carino, che sia notebook che con la penna, carino, essenziale, pagato 1 euro, quindi veramente niente. Poi ho comprato, questo sarà può sembrare una cavolata, non lo so, ma io soffro tantissimo e quindi mi sarà di grande aiuto. Ho comprato questo attrezzo che è un grattaschiena. Io molto spesso non so come grattarmi perché magari non ci arrivo in una certa zona con la mano, col braccio, cioè con questo e vai a grattare. Non potete immaginare, a volte tipo che mi escono tipo dei brufoletti, delle macchie, mi prudono, faccio così, mi vado a grattare. E vabbè, comunque il minimo è 22 centimetri, può arrivare anche a 58. Carina, c'era sia col manico rosa, col manico verde e altri colori. Vabbè, io sono donna e quindi l'ho preso con la rosa, pagata 2 euro. Questa mi sarà di grande salvezza. Non potete immaginare come soffro a volte, questo tipo mi sono fatto venire, come soffro di prurito. Ok, quindi quella 2 euro. E poi ho comprato, non so come mi troverò, però mi ha intrigato questa cosa. Ho comprato questo guanto, non so se si mette a fuoco, questo guanto in microfibra per andare a pulire sulle zone. Voglio provarlo, domani devo pulire qua nella cucina. Voglio vedere un po' se catturo la polvere, magari anche vicino alla televisione mi può essere utile. C'era in vari colori anche questo, c'era con l'azzurro, col viola, col verde, ma femmina tutta la vita. L'ho preso col rosa, pagato 3 euro. Ho visto ci sono anche quelli là che si mettono sotto le scarpe addirittura. E ce n'aveva anche un altro, non lo so, comunque vari formati. Vabbè, ho preso questo per la mano. Poi c'è anche quello per terra. Magari se mi trovo bene con questo per la mano, magari lo compro anche per terra, anche se io uso lo Swiffer, però vabbè, pagato 3 euro. Ah, l'ultima cosa, perché questi li compro sempre. Alla cassa, mentre aspettavamo, c'era una fila enorme oggi da Tiger alla Campania. Ho preso il gel lavamani all'aloe vera. Io questi ne ho tanti, però servono sempre. Pagato 1 euro. Ok, quindi questi sono gli acquisti di Tiger. Passiamo adesso a Pittarusso. Ci sono entrata perché
col fatto che è stato il mio compleanno e io ho la P-card, la Pittarello Russo Card, avevo diritto per una settimana al mio compleanno al 30% di sconto su un articolo a scelta che non fosse già in sconto. Mi servivano, perché mi servivano, un paio di scarpe per questo periodo nere. Perché tipo oggi, non so se vedete, mi sono vestita col grigio, col rosso e col nero. Non sapendo che scarpe mettere, ho messo lo stivaletto che vi ho fatto vedere già un sacco di volte, non so in quale video, ma non è più periodo, cioè nel senso, infatti io li ho messi ma non li sopporto più perché il piede naturalmente comincia a sudare perché le temperature si sono alzate, ma giustamente ti vai a vestire rossa, nera e grigia, non ti vai a mettere le scarpe bianche oppure ce l'ho grigia e rosa o beige, te le vai a mettere nere e non ce le avevo, quindi va bene, amore, andiamo a vedere un po', magari ne trovo un paio che non costano tantissimo e col 30% le pago ancora di meno. Sì, vabbè. Ho pagato, cioè, mi sono piaciute queste che costano tanto a prezzo pieno. Poi, vai vedendo col 30%, alla fine ho preso un paio di scarpe buone, pagando, vai vedendo tra virgolette, poco. E sto parlando della marca Lumberjack, che sappiamo tutti che è una marca che fa delle scarpe buone. Queste qua a prezzo pieno. Non so se si riesce a vedere, costano 79,90, cioè 80 euro. Io con il 30% di sconto, vabbè, poi con la busta che mi ha messo vicino, le ho pagate 56,18. Fate conto che la busta sta a 15 centesimi, vabbè, quindi 56. E le scarpe sono queste, classiche scarpe nere. Di pelle così un po' trapuntata, non so se riuscite a capirlo, un po' non so come si dice, però naturalmente non liscia, e poi ha tutte queste retine qua in tessuto un po' con dei glitter, carinissima. Poi non sapevo perché io poi le ho provate, quando le ho provate, le ho visto vicino allo scatolo, queste scarpe portano, vabbè, qua vedete, già sono abbastanza alte, ma portano all'interno, cioè, un altro po' di zeppa, quindi mi fanno anche un po' più alta. Sono veramente stra comode e calzano anche abbastanza, no, piccole. Forse calzano giuste, perché io sono 39,40 come scarpa. Ultimamente da un paio d'anni a questa parte compravo sempre il 40. Di queste qua ho dovuto comprare il 39 perché il 40 mi andava, non dico largo, ma larghino. Invece queste qua mi vanno perfette e quindi appunto ho preso il 39. Queste qua, vi ripeto, da 79,90 con il 30% di sconto che avevo diritto io con la P-Card, le ho pagate 56 euro. Le ho pagate, vabbè, me le ha regalate Mauro. 56 euro, quindi sono contenta perché comunque dovrebbero essere tra virgolette anche delle scarpe che dovrebbero durare perché comunque sono scarpe buone. Ok, io mi sto dilinguando un po' troppo, chiedo scusa, ma le cose da farvi vedere sono tante. Adesso passiamo agli acquisti che ho fatto invece oggi. Sono stata al centro commerciale Ocean di ritorno a Campania perché dovevo fare un ritiro di Amazon. E infatti faccio vedere cosa ho preso da Amazon, poi mi sono fermata da Idea Bellezza perché mi serviva una cosa e poi sono passata sia da Arte Casa perché dovevo vedere una cosa, sia da Scarpe Scarpe per vedere un po' Essence, vabbè, sì, vabbè, era abbastanza decente lo stand, ma non ho comprato niente. Poi sono stata da Terranova dove ho comprato. E poi basta, ma vi faccio vedere cosa ho preso su Amazon. Su Amazon fino al 7 aprile, che è il giorno del mio compleanno, ci sono state le offerte di primavera e io vado sempre a vedere, vado sempre un po' a spulciare quando ci sono questi sconti. E ho trovato questo prodotto a un prezzo ottimo. Sto parlando di un paio di orecchini. Questo paio di orecchini sono di questa marca, Xuping, e sono degli orecchini a cerchio. Io adoro gli orecchini a cerchio, ne ho tanti, mi piacciono tantissimo. E ho pensato di prenderli, non sono in argento naturalmente, è bigiotteria,
magari è bigiotteria buona. E quindi li ho presi, li ho pagati sui 5,60, 5,70, quindi li ho pagati poco. Però io adesso li sto aprendo davanti a voi. Non mi sembrano malaccio, sono carini, sono semplici ma sono carini. E sono questi di appunto bigiotteria, vi ripeto, non è argento. E sono così molto molto carini. No, penso siano argento invece, aspettate. Perché io non ricordo se era argento o no. Se sono argento c'è scritto da qualche parte 925. No. Quindi non è argento. Vabbè, comunque sarà bigiotteria buona, che comunque costano 5-6 euro. Almeno spero. Spero che non diventano neri, ma vi farò sapere. Comunque, ho pagati scarso 6 euro, ma io come al solito vi lascio. Qua vi lascio. Non so adesso se riesco a ripetere il prezzo perché adesso veramente non stanno più in sconto, però vi lascio sotto al box il link diretto e naturalmente voi se riesco a trovare il prezzo già ve l'avrò sparato qua. Comunque, se mi trovo è bene, sinceramente, poi questa marca magari la prenderò in considerazione su Amazon per fare dei regalini oppure per comprare delle cose a me. Comunque, vado alle ciance, adesso passiamo ho fatto un acquisto di bellezza perché vi spiego, mi sta quasi terminando la crema notte che sto utilizzando al momento, che è quella di Yves Rocher, mi sta quasi terminando, cioè penso altre 3-4 applicazioni massimo. E visto che purtroppo non ho ancora capito il perché non mi stanno arrivando le cartoline di Yves Rocher, neanche le mail, infatti mi dispiace tantissimo questa cosa perché questo mese, essendo aprile, il mio compleanno avrei diritto al 50. Purtroppo non mi stanno arrivando le cartoline, quindi urgeva a rivolgermi sinceramente altrove per andare a comprare una crema notte. E niente, sono andata via bellezza, sono stata tipo mezz'ora, mi sono messa tutte le creme notte, quelle adatte per la mia pelle, quelle adatte per la mia età. Dopo un quarto di 20 minuti, anzi forse anche di più, che sono stata là dentro, ho chiesto consiglio alla commessa, che poi mi conosce pure perché poi mi vede spesso lì. Ultimamente poi compriamo un profumo, ormai ci salutiamo proprio, decidiamo del tu. Mi consigli una buona crema notte per me? Ragazzi, ho 30 anni, per me. Sì, vabbè, mi ha consigliato naturalmente in primis, giustamente perché loro fanno il loro lavoro, la crema notte della sua linea, che era anche in offerta. Poi vabbè, guarda, una cosa buona buona buona, ho fatto, guarda, sì, ne approfitto perché poi ho sfruttato un buono di 10 euro che avevo da loro, perché loro, adesso non ricordo, dopo un tot di punti ti danno 10 euro di buono. Comunque, mi ha fatto vedere prima questa e poi mi ha fatto vedere una della Collistar e una della Givenchy. Quella di Givenchy mi sarebbe molto piaciuta comprarla, ma sinceramente 50 euro per una crema anche no. E mi ha fatto vedere quella di Collistar 35, ma vabbè, togliendo i 10 euro di buono, comunque sinceramente non mi andava né di spendere 25 né 40 per una crema. Alla fine mi sono fatta convincere e ho preso la crema notte della loro linea, cioè della linea di che fa Idea Bellezza, che si chiama Almares, non so come si legga. Comunque, questa crema viso notte per pelli mature. Io ho chiesto, guarda, per pelli mature, sì, comunque per pelli con prime rughe. Vabbè, io prime rughe non ne ho ancora, però vabbè, me l'ha detto lei e quindi mi sono fidata. Comunque, ho fatto molto molto bene a fidarmi di lei. Naturalmente io ho occhi chiusi, spero che vada bene, poi magari ve lo dirò e poi mi vado, cioè io vado a dire guarda, mi sono trovata male. Comunque, avendo io diritto, avendo questo 10 euro di buono che poi alla fine potevo anche non sfruttare, però sinceramente lo sfrutto per me questo 10 euro di buono, che comunque Idea Bellezza è un negozio che io ci vado spesso per fare i regali, i profumi quando non posso andare a campagna, perché quando vado a campagna andiamo da Sephora. Comunque, chissà quando sarei riandata a comprare altre cose. No, adesso mi spendo questo 10 euro di buono. Comunque, questa crema viso
A parte se compravi una delle creme di questa azienda, ti davano uno struccante in omaggio. Quindi, pensate un po', io ho questa crema da 50 ml e ho avuto in omaggio, io ve lo faccio vedere, sperando che anche questo che sia buono, è un bottiglione enorme, ho avuto poi quest'acqua micellare struccante in omaggio da 400 ml, sperando che mi trova bene, comunque dovrebbe essere così perché è senza SLS, senza parabeni, senza siliconi, senza alcol e oli minerali. Comunque in offerta questa combo, anche se questo vi ripeto in omaggio, comunque 15 euro, mi sono fatta scadere il buono, ho pagato 5 euro, cioè quindi c'è, cioè, proprio un affare secondo me per quello che io possa spendere da Idea Bellezza. E poi sempre questa ragazza è stata gentilissima, mi ha omaggiato di due campioncini e mi ha dato due campioncini del nuovo profumo di Salvatore Ferragamo Amo, che io l'ho anche sentito perché settimana scorsa, 2 settimane fa, non lo ricordo, lo andammo a comprare stessa della bellezza per la cugina che si era laureata. Ok ragazze, passiamo all'ultimo acquisto. Io mi sto dilungando tantissimo, spero che non mi sto annoiando. Comunque, dal 31 marzo a Luciano di Giuliano è arrivato Terranova, che è bellissimo, si è aperto in uno dei capannoni enormi. Vabbè, ci sono entrata dentro per dare un'occhiata. A parte mi sono fatta la loro Fidelity Card, che secondo me è molto molto conveniente, perché loro ogni 10 euro di spesa vi accreditano un punto che equivale a 1 euro, che poi voi al prossimo acquisto potete scalare, oppure potete accumulare tanti punti che volete e poi farli scalare. Questo lo trovo anche molto molto conveniente. Comunque sono entrata così in curiosità, appunto perché comunque era un negozio che è aperto alla fine da 10 giorni. Poi Terranova più o meno ha delle cose carine, penso a prezzi normali per la qualità che ha. Vabbè, comunque ho trovato un'offerta 3x2, ce n'erano per varie cose, però questo qua che ho preso io mi è convenuto tantissimo. Comunque ho fatto il 3x2 su tre top con spalline sottili, che io queste mi serviranno sia come eventuale sottogiacca e sia come eventuale proprio sotto delle maglie come intimo, perché il prezzo secondo me è ottimo. Comunque le ho pagate tutte e tre 12 euro col 3x2, perché una ne costerebbe 6 euro, quindi tutte e tre invece di 18 le ho pagate appunto col 3x2 12, e ho preso dei colori che, appunto, pensando alle giacche che io ho, allora ho presa rossa, anche molto molto carina, l'ho presa rossa. L'ho presa col rosa. Ho preso una taglia M, perché comunque ci va bene questo tipo di canotta M. E l'ho presa col blu. Purtroppo bianca o nera non c'erano M, quindi non le ho prese. Ma se no, invece magari di qualche colore l'avrei presa col bianco o col nero. Però va bene anche questi colori qua. E niente, quindi appunto col 3x2 tutte e tre 12 euro. E niente ragazzi, io adesso veramente vi saluto, vi avrò fatto le orecchie tante, forse vi avrò annoiato, sono 28 minuti e 48 che sto parlando. Io come sempre spero che il video vi sia piaciuto, spero che siate arrivate fino alla fine per vedermi. E niente, io come al solito giù al box informazioni vi lascio, se riesco a trovarli, magari la maggior parte dei prodotti che vi ho mostrato, magari se vi interessa li andate a vedere, e tutti i link dei miei social, pagina di Facebook, profilo Instagram, profilo 21 Buttons, gruppo della mia pagina di Facebook, seguiteci anche lì se avete un canale e volete crescere oppure in qualche modo interagire. E niente, adesso basta 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 basta. Un bacione e alla prossima. Ciao!